stare lassù. Amici carissimi, buongiorno, ci siamo, eccoci, siamo partiti dalla Mesia, siamo già abbastanza avanti per poter arrivare a Sanremo con il nostro magico regista Franco Repaci che ci riprende. Siamo in macchina insieme a noi tre meravigliose donne che sono dietro e noi, siamo carichi, siamo veramente carichi per arrivare a Sanremo, dove faremo come tutti gli anni il nostro format, il format che prevede interviste, che prevede conoscenza di personaggi importanti nel mondo della musica e perché no anche senza. Adesso siamo in una galleria e nonostante tutto il nostro Franco ci sta riprendendo e noi dovremmo fare veramente tante ma tante di quelle cose che evidentemente solo attraverso una regia importante e professionale come quella di Franco noi riusciremo a portare avanti. Ma consentitemi, visto che Franco già ha cominciato a registrare, di abbracciare forte forte tutti i nostri angeli, quelli che evidentemente ci hanno dato il supporto per poter fare questo format ancora una volta in Sanremo, e abbracciare decisamente il nostro editore Francesco Santoro che ci dà la possibilità poi di andare in onda sulle reti 98 e 112 del digitale terrestre. E poi un saluto particolare lo voglio fare anche a una dirigente, però questo probabilmente se Franco mi va dietro con la telecamera lo fa direttamente la professoressa Valeria Piccirillo, che abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia. Mandiamo un saluto alla nostra Antonella. Salutiamo, vai Valeria, vai, vai. La dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Manzoni Agoruso. Io sono qui con questo team speciale e andremo a Sanremo e io rappresenterò la mia scuola, quindi ci saranno tante, tante sorprese, tanti contributi. Franco, non ti puoi fermare, anche se diventa difficile per te mantenere la telecamera mentre noi andiamo avanti e indietro. Però mi devi consentire, noi abbiamo dietro di te niente po' di meno che la vincitrice del Sanremo Calabrese, ma stiamo parlando della magica Nina che riesce a vincere questo Sanremo Calabrese. Buongiorno a tutti, vai, Nina, grazie vai. Signore Renato per invitato questa bellissima giornata Sanremo, mai uno stato, prima volta io sono qua, vediamo che risultati ultimo posso dire. Io sento che va tutto bene, grazie ancora Televisia. E allora Franco, la tua voce non la sentono i nostri amici telespettatori, ma tu ci sei sempre e dai veramente il supporto giusto perché tutto possa andare bene. Stai anche registrando queste meravigliose strade che siamo ancora 200 km per arrivare a Salerno, però siamo a buon punto perché siamo partiti di primo mattino, la giornata è bellissima, il sole è con noi come vedi e noi proseguiamo dicendo ai nostri telespettatori che ritorneremo in loro compagnia fra non molto perché dobbiamo fare ancora colazione. Franco, lo so, sono le 7:30, ancora presto, però dobbiamo fare colazione e la faremo, pensa un po', con delle chiacchiere meravigliose della pasticceria Federico e anche un'ottima pizza che ci è stata offerta sempre dalla pasticceria rosticceria Federico. E poi ci sono i dolcetti, ci sono le cioccolatine dell'amico Mille Voglie e poi ci sono dei panini, non diciamo più niente perché già vi vedo che siete lì pronti per degustare il tutto che sta dietro e quindi ci fermeremo quanto prima e riprenderemo a parlare di questa nostra meravigliosa avventura che sarà indimenticabile. Va bene Franco, a dopo. Voglio bene a tutti, ciao!
Amici carissimi, pensate, ci siamo, Sanremo si parte, quello che ha fatto appena il nostro regista Franco Repaci è proprio questo, vi ha inquadrato dietro le mie spalle questa meravigliosa scritta e quindi siamo al porto praticamente di Sanremo, siamo arrivati da 15-20 minuti ed io vi porgo il saluto affettuoso sicuramente a tutti voi che ci seguite dalla Calabria e non solo. E vi comunico che comincia questa avventura qui a Sanremo. Abbiamo fatto un viaggio piuttosto lungo, faticoso, però abbiamo fatto del nostro meglio per poter arrivare puntuali, così come avevamo promesso ai nostri sponsor qui a Sanremo, e adesso ci troviamo anche di fronte al ristorante Pizzeria che ancora una volta quest'anno ci ospita per poter fare quello che tutti gli anni facciamo. Allora, il nostro lavoro, che è quello di andare in giro per poter intervistare artisti, cantanti, attori, tutti quelli che incontreremo lungo il percorso, e poi giustamente, come si suol fare, venire la sera e a mezzogiorno per cenare e pranzare e stare insieme a tutti voi e darvi veramente contezza di quello che è il nostro format Sanremo insieme. Lo stiamo facendo con la regia di Franco Repaci, che ha appena cominciato a registrare veramente da tutti i punti qua da dove noi stiamo parlando la meravigliosa Sanremo, una Sanremo che comincia la prima serata con i cantanti, con gli artisti che si stanno esibendo, e noi siamo qui poi per darvi contezza di tutto quello che effettivamente andremo a registrare lungo la nostra permanenza qui nelle meraviglioso Sanremo, dove noi puntualmente veniamo tutti gli anni e facciamo queste nostre trasmissioni per STV. Io mi fermo un attimino perché prima di andare avanti vorrei ringraziare i meravigliosi angeli, quelli che ci consentono veramente di poter essere qui a Sanremo ancora una volta e potervi dare le informazioni, le chicche giuste per tutti quelli che si esibiranno. Parto con Celma Piacente, con Mediolanum, con Olearia Extra, il Feudo dei Due Mari, con Milon, con l'amico Paolo Braganò, Braganò Partners, con Assi Servizi, Vitale Sud, ringrazio la meravigliosa signora Tiziana Vitale, tutto lo staff di Vitale Sud, perché diventano veramente protagonisti come sponsor ufficiali in questo nostro format. Proseguo con CDR, con Suriano, con Caffè Mille Voglie e con l'Istituto Manzoni Augruso, che evidentemente attraverso la splendida dirigente Antonella Mongiardo ci manda anche in esclusiva la sua prof Valeria Piccirillo, e con noi la sentirete e noi di tanto in tanto la vogliamo anche intervistare per capire come sta vivendo questa prima giornata di Sanremo. Franco, tu ci sei, la nostra Nina c'è pure, e noi da Sanremo partiamo veramente questa sera con il primo format, e a voi tutti i telespettatori che ci seguite l'abbraccio più caldo, l'abbraccio più forte da parte mia di STV nella persona del nostro editore, magnifico editore Francesco Santoro, e di tutta la squadra praticamente che ci supporta per poter realizzare questo format. Ci vediamo fra poco, va bene? A fra poco, grazie. Abbiamo appena parlato del ristorante che ci ospita ogni anno qui a Sanremo ed io sono appena entrato con il nostro magico regista, e pensate, vi ho anche anticipato che insieme a noi c'è la prof Valeria Piccirillo, che è qui a fianco a me, e io intanto una domanda che obiettivamente devo farle è quella di capire, dopo questo viaggio lunghissimo, come si sente. Cominciamo da qui, Valeria. Mi sento benissimo, noi adesso stiamo ricaricando le energie e festeggeremo questo arrivo nella splendida Sanremo, quindi siamo carichi, poi domani ancora più, come possiamo dire, più stracarichi. Più stracarichi. Perfetto. Bene. Allora, Valeria ci ha detto già la sua brevemente, però è giusto ed è corretto presentarvi la vincitrice, ancora una volta insisto su questo, del Sanremo Calabrese, che è oggi qui in nostra compagnia in questa meravigliosa location che ci ospita come tutti gli anni. Sto parlando della nostra Nina. Nina, allora, come va?
Buonasera a tutti, ti ringrazio per visitare questa bellissima città dove fanno Sanremo 2024. Io penso tutti questi 5 giorni siamo insieme, per me indimenticabile. Grazie a questo meraviglioso mangiare che devo assaggiare tutti come cucinano questo paese. Spero tutto va bene. Assolutamente sì, siamo a pochi minuti dall'inizio veramente di questa prima serata. Ecco, noi vediamo attraverso il video che è dietro il nostro regista, il caro Amadeus, sta cominciando in questo preciso momento, proprio mentre noi parliamo, la prima serata di Sanremo, e quindi noi vi diamo appuntamento sicuramente a dopo per potervi documentare di come è andata questa prima serata attraverso l'incontro con artisti e cantanti che noi sicuramente intervisteremo. Grazie Franco, possiamo mangiare anche perché ci dobbiamo ricaricare. Grazie Franco, grazie. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Ebbene sì amici, abbiamo appena finito di cenare e pensate, il nostro magico Franco Repaci ci porta davanti all'Ariston, una location semplicemente meravigliosa. Ci sono le musiche, ci sono tantissimi giovani che stanno ascoltando, e io però vorrei pregare Franco, che ha già inquadrato l'Ariston, di girarsi, anche perché girandosi, pensate, noi abbiamo Buongiorno Italia con i tuoi artisti. Ecco, è stato dedicato appunto a Toto Cutugno questo meraviglioso scenario che il nostro regista sta inquadrando. È semplicemente meraviglioso ricordare un artista come Toto Cutugno, che è stata veramente un'icona della musica italiana, quindi complimenti a chi ha avuto questa splendida idea. Franco sta registrando il tutto. Come vedete siamo proprio davanti all'Ariston e tantissima gente che è presente qui, e il nostro Franco continua a registrare quanto di meraviglioso e bello hanno voluto dedicare, mi ripeto ancora una volta, a Toto Cutugno. Sono un italiano vero.